c'è sempre stata l'arte che ti salva, no? La vita, la creatività, l'immaginazione, quindi ti toglie da quel luogo dove io vivevo pure, no? Con i miei, stavamo in queste baracche che aveva costruito mio padre. L'arte ti salva la vita, no? Ti riconosci in questa parte? Certo, ma certo, mica dico le cose e poi... Certo, c'è tante cambio pure idea, non è che... Cioè, te la distrugge la vita, l'arte. Esatto. Sì, sì. No, in questi certi casi io quello che intendo io è che magari quando prendi delle strade altre, quando c'è delle sofferenze dentro, teatro specialmente, ti dà modo di esaminarti, di lavorare su te stesso. Infatti il lavoro è un lavoro su se stesso. Senti, questo dico, l'arte ti salva. Inciso, quindi. L'arte ti salva la vita nel senso che ti fa ragionare, perché è molto più reale, certe volte la verità è più profonda, è vero il palco che è la realtà esterna, uno finge più all'esterno che sul palco certe volte. Come ti ci sei trovata tu dentro questa storia pazzesca? Perché ci fa vedere il prima e il dopo, il durante. Perché Matteo mi ha presentato Marcello, molto, un po' prima che cominciasse il film, 3 mesi prima, 4 mesi prima. E niente, è nata un'amicizia, poi è diventata un'amicizia e poi è uscito un documentario. Mio padre ha occupato questo pezzo di giardino nella discarica e sono nato lì mentre stavano a spalare la terra. Mia mamma c'era le doglie e non ci credevano all'ospedale. Quando hanno detto che... era incinta, si sono messi tutta a ridere, pensavano che nemmeno pausa, invece no, l'ultima botta ero io. Chiedo all'attore di essere molto generoso nei confronti del film e quindi di dirmi sempre quello che prova, ma c'è da dire che nel film ci sono tantissime soluzioni, anche spesso divertenti, che sono nate da Marcello. Idee di Marcello che abbiamo condiviso e che lui ha messo nel film, quindi nasce sempre da uno scambio. Il cinema è un'arte collettiva, ecco, quindi... Prendere sulle spalle il tuo compagno di lavoro, come si vede che era una cosa quasi impossibile, è un'altra idea, no? Questa c'era in sceneggiatura. No, ma quella, infatti, secondo me anche... Io sono partito dall'inizio che dovevo portare sto peso, cioè da quando abbiamo fatto il provino. Ma come ce la fa a portarlo? Ho detto no, guarda, portavo la carne in macelleria, portavo le spalle di carne, cioè scaricavo, scaricavo. 5, lui ne pesa 45, quindi. Poi una volta portavo pure i sacchi di 50 kg a quinto piano, mo l'hanno fatti di 25, una volta erano di 50 kg, quindi poi hanno capito. Vabbè, un buon allenamento. Marcello ci sarà in Pinocchio? Marcello ci sarà con farà un piccolo così, una piccola apparizione affettiva. Sei pronto? Sono pronto, sì, faccio un'apparizione, non lo sapevo, no? Come no? Quando pranzavamo tutti insieme eravamo coperti con questo tetto fatto da lamiere, quando pioveva sembrava che c'erano gli applausi, sembrava.